In molti mi avete detto che le pantofole non sono in questo livello, ma in quello precedente, quello degli Egi, in quello dei dinosauri. Eccole lì, le babucce. Così, totalmente a caso in mezzo alla neve. Perfetto, fatto. Beh dai, già che siamo qui a questo punto. Oh, ce l'hai fatta. Hai davvero trovato un paio di morbide pantofole? Eh già. Sono bellissime, vero? Sono bellissime. La potenza che pulsa in loro. Ecco, certo. Prendi 50 monete come ricompensa. Questo veicolo segnerà la tua fine. Proprio gli spiccioletti così. Ed eccola qui. Questa è la macchina acrobatica che io mi ricordo che era la migliore. Poi magari in realtà va bene come tutte le altre, però io mi ricordo che questa era la migliore. Gruppo 3 potenziale del gruppo 2 disponibile, monete e casse sono frappesso stati riazzerati. Fantastico. Forza, venite pinguini. Facciamo una bella colletta. Va bene, iniziamo con le gare. La prima è questa qui, che è il calore mortale. Poi abbiamo l'incontro con le mummie e infine il passaggio della piramide. Direi che già che ci siamo, io lo farei tutte e tre nella stessa zona senza mettermi a cercare dove si trovano gli altri ingressi, tanto è tutto uguale. Pasadena d'oro è l'unica che non ha un vestito o sbaglio? No, anche Von Klutsch, però Von Klutsch mi ricordo che c'ha il vestito da pirata. Ok. Mi ricorda molto una pista che c'è anche in Mario Kart. Io mi fonderei con Von Klutsch. Potere di fusione cibernetica. Siamo due cyborg alla fine, voglio dire. Vai, tu spara. Io guido. Ah, ok, 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 ok. Hai rotto mio mignolino. Perfetto. Preso. Fantastico. Perfetto, quadrupla uccisione. Il tuo tremendo destino. Vedi cosa succede a guidare con la velocità al massimo? Inizi a prendere il ritmo molto meglio. Forse hai bisogno di un ok, meno male che l'abbiamo evitato. Chiunque. Oh, crunch. Da, speravo di riuscire a prenderla. Ah, speravo di farcela. Non posso farmi vedere. Va bene, anche Crash. Stavo puntando a Crunch io. Scegli uno sport. Torna qui, così ti distruggo di nuovo. Aspetta. Ne ho presi? Yes, madonna mia che strage. Con una mucca che abbiamo fatto. Allora, facciamo una cosa. Ecco, guarda, lo sapevo. Come brucia. Preso. Chi è che Crash, per favore. Dai, eravamo primi. Non è possibile che ogni volta finiamo così per colpa della dell'IA del gioco. E già lo sapevo che non dovevo farti di non doverti far guidare. Ora sono bello il doppio. Mamma mia. Mi sa che la gara tra poco è finita. Bel pilota che sei. Presenta la tua auto così posso arrivare. Presi. Madonna mia. Crash, fai attenzione, mi raccomando. Bastardo. Non ti... Creiamo. Non ci credo. Mi ha fatto la lamerata. Mi ha lasciato andare mentre stavo... Che bastardo! Hai capito il Bandicoot infame? Adesso vi faccio vedere io. Proviamo a fonderci con Coco e vediamo che succede. Perché l'attacco di Engine non mi fa impazzire. Almeno lei... ce l'ha magnetico. Prendi questa, signore. Esplodi? Perfetto. Dai, vieni incontro al tuo padre.
Guarda come? Come siamo esplosi? Oh, per favore, cos'era quella roba? Torna qui, così ti distruggo di nuovo. Dai, Coco, stai facendo un po' schifo a guidare, permetti? Guarda a destra e a sinistra. Sai cosa? Io a questo punto continuerei a guidare io e forse non ho idea di come l'abbiamo evitato il coso, il sottomarino. Ok. Coco, perdonami, ma ti devo lasciare andare giusto per ricaricare almeno le munizioni. Perfetto. Speravo di prendere Crunch io. Forse hai bisogno di un'iniezione di... Perfetto, addio a Nina. Presenta la tua auto, così posso arrivare. Perfetto, fai guidare me, tesoro. Vuole distruggere ancora. Perfetto, calmi. Dio mio, io non ho idea di come stiamo evitando gli oggetti che ci lanciano in faccia. Ma va bene così. Lo sapevo che saremmo esplosi. Davvero? E non ho idea di come siamo ancora primi. Io continuo a tenere la fusione attiva, ma intanto uso il boost. Chiunque arriverà si fonderà con me. Mi fai ridere. Va bene, Cortex, mi piace. Addio a Crash. Uff, ok. Guarda, mi va bene anche così. Mi va bene aver vinto in coppia, perché dopo la fregata che mi ha fatto Crash, non ci volevo credere. Non ci volevo credere. Il protagonista, poi neanche uno dei cattivi, il protagonista. Vabbè che siamo noi cattivi in questo giro, quindi. Ok, e la prima gara è andata. Facciamo la seconda. Incontro con la mummia, con le mummie. Lo facciamo sempre in difficile, perché così ci becchiamo più punti. E andiamo. Eccola qua, l'incontro con le mummie. Me la ricordavo sta musichetta. È orribile. Perché non c'è mai Crunch in ultima posizione? Sempre in prima. Vabbè, fondiamoci con Coco. Tanto male non fa. Perfetto. Coco, ti dispiace ma guido io in questo momento. Tu sei un attimo lenta. I miei sogni si realizzano. Ok. Wow, 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 calmi. Ecco fatto. Dov'è il... Eccolo qua, stavo dicendo, dov'è il passaggio segreto? Cristallo del potere raccolto. Benissimo. Abbiamo ottenuto un cristallo extra. Ma più che altro, com'è che sono così avanti gli altri? Devo continuare. Davvero. Non che ci sia qualcosa di male in Coco, però mi spiace, topi di fogna. Va benissimo Engine. Engine mi piace. E Engine Crunch mi va bene. Perfetto. Mio. Solo mio. Addio a Crash. Madonna mia, che strage che ho combinato. Non sbandare, non sbandare. Troppo bello. Oh, io me lo ricordo il gioco. A me non mi sembra che sbandassero così tanto la CPU. Ecco qua. Eccolo lì, lo sapevo. Uff, meno male che avevamo il turbo da sfruttare qui. Carburante per la mia macchina del mare. Calmo, dritto, dritto.
Ancora regali per Angie. Becca di questo. Ok, non mi sembra ci sia nessuno. Ancora? Angie vuole distruggere ancora. No, no. Meglio che te ne vada. No, ma perché il gioco fa schifo? Perché? Stava andando bene e lui ha virato alla fine. Io questo non ci sì, voglio credere, eravamo alla fine e ha svoltato di colpo. Non è mai successo ste cose quando ci giocavo da bambino. E da bambino giocavo peggio di così. Non è possibile che sia colpa mia. Non sono mai successe queste cose. Mai. Cioè io che devo fare? Devo far guidare il gioco a sto punto, non lo so. Tanto qualsiasi cosa scelgo, alla fine succede qualche minchiata che mi fa perdere, voglio dire. Vabbè. Ci può essere un solo vincitore. Perfetto, addio. Oh, una vera tragedia. Al nostro caro. Scegli uno sparpioletto come la caccia all'oca. Amico. Qualcosa con le occhie. Qualcosa con le occhie. E a Nina non ci pensiamo più. Quale gioia immensa. Abbiamo ancora 14 colpi. Ah, speravo che col pendolo sarebbe esploso. Ecco qua. No, e dai di nuovo. Sta curva fa schifo, mamma mia. Madonna mia, quella curva qua finale è terribile. Se la fai fare la CPU quando sei unito. Stranamente solo quando sei unito. Se lo fanno loro, vanno perfetti. Vanno perfetti. Perfetto. No, esplodete voi prima. Ecco qua. Mi dispiace un attimo Crash, ma almeno recuperiamo vita. Vieni qua. Ottimo. Perfetto, addio a Coco. Addio a Patatina. Qua facciamo cambio. Guido io. L'ultimo giro penso che prendiamo la scorciatoia. Almeno ci evitiamo il curvone. All'ultimo giro facciamo il salto così. Ci evitiamo di sbandare totalmente a caso. Ecco qua, tipo già adesso sta iniziando a sbandicchiare. Ecco, vai attento. Fai attenzione. Più che altro sto giro siamo molto avanti e sono contento e ho paura che Crash mi abbandoni all'ultimo, come ha fatto prima. A questo giro però, se succede, lo abbandono prima io. Ok, non sono riuscito a prendere. Ehi, non mi graffiare la macchina. Non sono riuscito a prendere il coso in tempo, ma abbiamo vinto lo stesso con un gran bel distacco. Ce la siamo cavata più che bene. Quanto ci fai che adesso 3 su 3. La prima la vinciamo, la seconda. Anzi, la prima la perdiamo, la seconda la vinciamo. Ok, ultima gara. E abbiamo 13.000 monete, madonna mia. Ste gare qui ti fanno fare un bel po' di soldi. Soprattutto se le rifai 6 volte. Dannazione a te. Eccoci qua. Passaggio della piramide. Ultima pista di questo mondo. E c'è anche un coccodrillo con gli occhi che gli escono fuori dalle orbite. E come sempre c'è sempre Coco ed Engina e... sì, Engina e Von Cruci in ultime posizioni. Stai zitto Von Cruci. Facciamo così. Addio Crash. Goditi il tuo tremendo destino. Ok, mummia distrutta. Non t'azzardare Coco, non fare lo stesso errore di tuo fratello.
un assaggio di distruzione perché ancora ok, crunch ancora. Allora, siamo esplosi, ma non per colpa del mio oggetto, di sicuro. È stato un caso che siamo esplosi tutti nello stesso momento. Brava Coco, che ha preso il passaggio segreto, comunque, stavo per dire. Prendi questa, signore Diana. Non so. È andato verso Crunch, ok, pensavo. Dai, provateci a superare i miei missili. Maledetti. Oh, la visuale, la visuale, la visuale, che succede? Presa. Addio a Coco. Dio mio, t'ho appena detto, non fare come tuo fratello. Ok, con Pasadena non abbiamo mai fatto fusioni, mi sembra, a oggi. Presi tutti, maledizione a te. Chi è che c'è primo? Cortex. Sei troppo lento, stupido scimmione. Perfetto, preso. Ci può essere un solo vincitore. Ti ricambiamo, che ne dici? Prendi Crash. Madonna mia, Starla qua fa schifo. Starla qui fa veramente schifo. Prendi questa, padre. Prendi questa, padre. Quindi si riferiva a Cortex. Ok, Crash mi va bene. Non ti vedo più, sei troppo in. Mi perfetto. Cortex. Ah no, è Nina. Perfetto, presa. Ok. Vai dritto. Il potere di. Dio mio! Forse hai bisogno di un'iniezione no, di velocità! No! Ok, si era imbambolato! No! Engine! Perché mi ha fatto tutto questo? Alla fine! Siete dei pezzi di merda! Siete dei pezzi di merda! Alla fine di nuovo. Oh, non ci credo. Non ci credo che è successo nuovamente. Ah, io da qui non mi schiodo. Finché non vinciamo, non ce ne andiamo. Non me ne frega niente. Dobbiamo subito liberarci dei nemici che abbiamo di fronte. E poi cercare di fonderci con uno dei due lì, o con Crunch o con Nina, che sono sempre in prima posizione. Guarda lì, è palese che quando la CPU è in prima posizione va velocissima. E io ho appena sbandato e mi sono fuso con la persona sbagliata. Va bene, addio Coco. Credo di averla presa. Perfetto. Bravo Crash, non sbandare. Addio. Come è finito Crunch in prima posizione? O meglio, quando c'è finito? Goditi il tuo tremendo destino. Mi ha bloccato lo squalo con una gallina. Tutto rispetto, Crunch. Addio. Addio. Perfetto. Non ho visto niente perché la telecamera si è sminchiata. Ma grazie a tutti. Dai.
Perfetto. Madonna mia, che strage che abbiamo fatto con una mucca. Non vedo, non vedo. Non vedo. Può essere un problema tutto ciò. Crash, Dio mio. Non è possibile che ogni volta finiamo in questa situazione terribile. Non è possibile ogni volta. Dannazione, fino a che non vinciamo, non ci schiodiamo da qui. Non l'hai ancora capito tu. E siamo quei cazzo di colpi che fanno. Non è possibile che fanno tutto quel danno. Quando le uso io non li fanno mai. Mai. Perfetto. Dai. Contro cosa ti sei schiantato? Ma ti prego. Contro cosa ti sei schiantato? Contro la tua dignità. Uno dei due lo dobbiamo fondere. Ci dobbiamo fondere con uno dei due. Va bene anche lui, guarda. A questo punto. Non ti vedo più, sei troppo indietro. A questo punto spero tutto nella mira di Cortex. Perfetto. Scegli uno sparpioletto. Perfetto. Cortex, mantieni duro. Qualcosa con le oche. Mantieni duro. Non sei all'altezza. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, santo cielo. Ci sono voluti fin troppi tentativi. Non ci voglio neanche io credere. Abbiamo un sacco di soldi che vorrei usare probabilmente per comprare le macchie quando me li chiederanno, però per 1000 monete, oh, monete un cristallo lo compro. Quel topo di fogna di Fanclutch non ci paga niente e io faccio questo per pagare l'affitto. Mamma mia, io lo ripeto, questo gioco ha delle cose terribili al suo interno. Cioè, questo lo fa perché non ha i soldi per pagarsi la casa, quello non ha i soldi per pagarsi neanche da mangiare, quindi vende la roba che ruba al lavoro. Cioè, è terribile. Questo gioco c'ha degli argomenti talmente adulti che un bambino non ci sarebbe mai arrivato, mai. Ok, amico, aprimi il passaggio. 15 cristalli. Cioè, sono rimasti 4. Però finalmente eccoci. Il caccolone. Ah, Dio mio. Dammi sto frappe bumpa. Ho bisogno di soldi. Tanto come se ne avessi bisogno di soldi. Voglio dire,